Io saluto, oltre a Elisabetta, comincio dal fondo del tavolo e saluto appunto Andrés Maldonado, che ha curato la fotografia e il montaggio insieme a Elisabetta del film. Si chiama Vaccini, ovviamente lo sapete, visto che siete già qua. Saluto Eugenio Lio, adesso in questo momento forse sei impallato dal fotografo, ma succede, insomma, che insieme a Oliviero Toscani e a Chiara Spaziani ha conversato con gli scienziati, i filosofi, e poi i grandi protagonisti. Due dei grandi protagonisti sono molti di più, naturalmente, ma immagino che molti siano già al lavoro questa mattina. E quindi saluto Alberto Mantovani, che ha una dote d'attore, se avrete avuto modo di vederlo o l'avete già visto, davvero notevole, come, non solo come scienziato, ma anche come presenza scenica. E non è da meno Giampaolo Donzelli, che è, se ho capito bene, ma credo di aver capito bene, Elisabetta, è stato così, no? Il propulsore, ha acceso il motore di È questo, stato anche il prego, coproduttore del film, insieme certo. a Betty Rong, che sono io, Betty sbagliata nella mia forma migliore, ma il produttore, colui che ha pensato al film, è proprio Giampaolo Donzelli, che è il presidente della fondazione Meyer, quindi è un lavoro che è iniziato 3 anni fa. Certo, lui comincerà a chiedere una cosa. Io chiamo qui tutti per nome, così parlo quindi senza fare una cosa troppo formale. E poi lo chiedo anche a Elisabetta, perché poi ha aderito a questo suggerimento, suggestione. Giampaolo, perché era importante ragionare non solo sui vaccini, perché poi il film è molto più largo e complesso, no? Per cui uno pensa vaccini, no, cioè lezioni di medicina o quello che è, e pensa una cosa può essere fuorviato. Perché invece era importante ragionare sui vaccini e quello che c'è intorno ai vaccini in questo momento, quando no, apparentemente un referendum mai aperto fra chi è contro e chi è a favore sembrerebbe, no? Per ora, fra parentesi, sembrerebbe. Prego. Credo che in tutte le dimensioni della scienza, ma non solo, la confutazione è l'elemento più vivo che permette una rivisitazione di se stessi, in questo caso della scienza, oppure delle opinioni della società, e quindi la confutazione è essere uno degli elementi più vivi del cambiamento. Ritengo che quando parte della popolazione si mette in una dimensione che confuta elementi fondamentali e basilari della scienza, ma non tanto e solo nella dimensione teorica, ma elementi basilari di quello che è stato il progresso che ha portato a cambiamenti planetari dello stato di salute della popolazione, ha consentito il passaggio da condizioni dovute ad alcune malattie infettive, ad esempio, che disseminavano morte in Europa e in altri stati, in virtù di conoscenze acquisite. Quello che è singolare, queste conoscenze vengono acquisite dalla vita della gente. Le conoscenze più grandi della storia della medicina avvengono. Fleming guarda le piastre piene di muffa del suo laboratorio e le mette al sole della finestra e scopre che quelle parti di piastre dove aveva inseminato gli stafilococchi erano coperte di muffa perché c'era caldo umido, si erano le piastre dove si fanno gli esperimenti, erano coperte di muffa, gli stafilococchi erano spariti, scoprì la penicillina. Come ben ha detto il professor Mantovani in quella sua sintesi, che vi invito a rivedere tante volte, perché lì c'è proprio una sintesi perfetta di che cos'è la vaccinazione. Basta quella, simpatichi tutti gli altri contributi.
Dio mi guardi, compreso il mio, ma lì trovate la risposta scientifica, serena, armonica, capace di dare una convincimenti sobri. Ecco, dico questo adesso perché il mio paese stava attraversando un periodo invece di non sobrietà, di non ruvidità. La confutazione crea progresso quando le due parti trovano formule per mettere insieme i loro saperi o i loro ripensati saperi. Non stava avvenendo. Non sono stato d'accordo quando lo Stato ha deciso di entrare in campo in maniera imperativa subito con una legge, anche se era necessario mettere dei paletti, perché mentre Roma discute, secondo Brigia, mentre Roma discute sui vaccini o non vaccini, i bambini si ammalano e possono contrarre malattie evitabili con il vaccino. Quindi all'interno di questa saggezza ci fermiamo un attimo e diciamo, a mio modo di vedere, forse ci sarebbe stata la possibilità di un dialogo e un confronto per arrivare insieme a una comprensione maggiore. Da parte mia ritengo che il mondo scientifico spesso continui a stare nel suo castello, è molto contento di quello che fa, però non si pone tanto l'idea di abbassare il ponte levatoio e scendere giù a valle e andare a parlare con la gente dei risultati che si sono ottenuti. E per questo mi ricordo che invitai Ernesto Balducci, che io ritengo essere stato uno degli intellettuali più grandi che abbia avuto questo paese dal dopoguerra in poi, padre Ernesto Balducci, e lo invitai a parlare ai primordi, se erano gli anni Ottanta, della procreazione medicalmente assistita, che già allora creava dibattiti sulle problematiche, dibattiti poi sono diventati ideologici, come le vaccinazioni. A un certo punto, davanti a 2000 persone, all'auditorium di Montecatini, avanti a 2000 medici, e disse: toglietevi i camici bianchi, andate in mezzo alla gente e parlate loro di questi problemi, lì troverete le risposte. Ecco, questo film di Elisabetta, il messaggio, a mio modo di vedere, più importante è proprio questo. Usciamo dai laboratori, usciamo dalle aule accademiche, usciamo dalle multinazionali che fabbricano vaccini spesso additate ad affamatori di poveri, usciamo dai luoghi della politica, usciamo dai luoghi della ideologia e andiamo nelle aule delle scuole, e andiamo nei cinematografi, e andiamo nelle piazze. Ecco, la volontà di questo gruppo eterogeneo di scienziati, artisti, editorialisti, giornalisti, e voi insieme, è proprio quello di parlare alla gente di questo problema per trovare anche uno strumento utile per il futuro, perché il futuro ci aspetta e ci aspetterà sempre di più, tematiche sempre più complesse, tematiche sempre più difficili da affrontare, tematiche sempre verso il quale ci porremo se sono strettamente necessarie per la salute dell'uomo. Faccio parte del Comitato Nazionale per la Bioetica e pensate tutti i temi del suicidio medicalmente assistito o dell'accanimento terapeutico o delle disposizioni anticipate di trattamento. Quindi pensate a che livelli di problema il mondo scientifico si sta trovando ad attraversare. Un mondo scientifico che ha bisogno di parlare con la popolazione, deve avere alleata la popolazione, perché si affrontano temi della vita delle persone e dei figli dei vostri figli.
Questo è il momento del confronto coraggioso, sereno, ma con l'unico obiettivo: la vera salute dell'uomo. Grazie, grazie Giampaolo Donzelli. Elisabetta, con i film che hai realizzato in questi anni, tu hai attraversato territori diversi, hai ragionato anche poi su che forma dare a questi territori. In questo caso la suggestione che nasce appunto da Donzelli è una suggestione non semplice, no? Perché poi rendere accessibile, interessante, anche visivamente, un tema come la medicina o la riflessione di filosofi, di persone che si occupano di semiotica, non è semplicissimo. E quindi, così, che no, elaborazione quindi... hai fatto? No, vorrei essere molto breve perché so che qui a Torino poi i tempi sono molto stretti. Sono serrati, sì. E serrati perché è un festival e ci sono molte cose. No, io lo ringrazio per avermi riportato i miei studi scientifici, essendo io editore, ma laureata in farmacia e con una specializzazione in farmacologia. L'idea che ho avuto immediatamente nel film, discussa con Eugenio Lio, che mi segue ormai da quando ho iniziato, e con Chiara Spaziani, Oliviero Toscani e col direttore della fotografia, è stata quella dell'unità di luogo. C'era un'idea di Donzelli di andare nell'ospedale, sarebbe stato un altro film, e forse si potrà un giorno fare, parlare con le persone, il senso della paura, della malattia. Io volevo l'unità di luogo e pensavo a delle lezioni che però in qualche modo dovessero arrivare, dovessero avere un ritmo, un ritmo musicale, e io prendo sempre in prestito da altri miei film suggestioni, pensieri, l'European Music of Youth Orchestra, che era nel mio film sull'altrove più vicino, è un'orchestra di giovanissimi che vengono da tutta Europa, raccolti da un grande direttore che cerca di far cadere le barriere identitarie, ideologiche, e di unirli attraverso la musica. Ho usato una musica anche un po' dissacrante rispetto a queste lezioni di una comunità scientifica, di scienziati e medici così importanti, anche i filosofi, e colgo l'occasione per salutare, non è qui perché deve prendere il treno, cioè non è qui al banco, ma prenderà il treno, Anna Maria Lorusso, professore di semiotica all'Università di Bologna. Volevo un ritmo e ho in qualche modo spiazzato i medici e i filosofi, chiedendo loro di prendere ad esemplificazione il loro discorso un giocattolo, perché credo, come dicevo ieri, che un gesto, anche attraverso il cinema o attraverso la televisione, qui deve essere un ritmo più contenuto nel tempo, o un qualche cosa che attrae la curiosità, necessariamente, anche laddove non si arriva fino in fondo a capire, attragga l'attenzione. Uno spiazzamento, chi ha scelto l'elefante giocoliere, chi ha scelto la bilancia, chi ha scelto la clessidra, ognuno doveva raccontare in modo semplice attraverso il giocattolo. Campeggiava l'urlo di Munch, che mi regalò Mario Andreose, e che è un urlo gonfiabile, amo molto Munch, che era l'idea di un urlo che diventava la necessità di gridare forte la verità in un mondo che è pieno di notizie che non sono convalidate da nessuna verità, e quindi chiedevo ai medici di dialogare con l'urlo, di guardare l'urlo, e quando erano convinti di aver fatto un discorso chiaro, di girare di spalle l'urlo perché smettesse di urlare. Un po' questa è l'idea del film, con un ritmo che credo ci sia, perché la scienza, che è sempre stata ed è autorevole, spesso spaventa. Un pochino creare un gioco, seppur serio, intorno alle cose, vaccinarsi non è un gioco, e mi è servito a raccontare. Grazie, grazie Elisabetta. Eugenio Lio, tu insieme appunto a Oliviero Toscani e a Chiara avete posto le domande. Non è facile porre le domande, perché poi tutte le domande sono intelligenti in teoria, la cosa importante sono le risposte, però bisogna suscitarle, provocarle. Beh, le domande si è molto facilitati dall'interlocutore, nel senso che lo scoglio prima è non farsi intimidire dall'interlocutore. Una volta superato questo, che però è un fatto più psicologico che un fatto di cosciente, e poi l'interlocutore è ovviamente la cosa più importante, e tanto è vero che poi le domande non ci sono, ma siamo
come dire, degli spunti per cercare di indirizzare il discorso, che poi naturalmente nel film finito che le persone poi vedono è frutto di un'ulteriore elaborazione, che è il montaggio, che poi risente ovviamente della compatibilità tra le varie risposte. Mi sembra che abbiano fatto un lavoro Elisabetta e Andrés molto opportuno di cercare di tracciare dei fili continui, dei rimandi continui tra un tema e l'altro delle risposte. Quindi il lavoro a monte dell'elaborazione delle domande, poi bisogna partire bene, ecco, ma poi il risultato è fortunatamente frutto del lavoro di altri. E io penso che questo film, come in parte diceva anche il professor Donzelli, sia utile, oltre che bello, ma questo non è un giudizio che posso dare io, sia anche utile come metodo, nel senso che ognuno di noi, qualsiasi lavoro oramai si faccia, questo vale per la scienza, vale per l'editoria, vale per il cinema, sa che oltre al proprio c'è da tenere conto di un mondo che è sempre più invasivo del lavoro che si fa. Noi adesso stiamo facendo una conferenza stampa che probabilmente 50 anni fa si sarebbe chiusa in questa stanza. Adesso immagino ci siano delle riprese che andranno su internet, ci saranno dei rimbalzi. Se io dicessi adesso una frase inopportuna, questa frase inopportuna, al di là che uno può dire, cioè, diventerebbe il senso, diventerebbe della giornata, il senso, ecco, della giornata. Ecco, quindi quello che noi facciamo ha oramai un rimbalzo incontrollabile, e benché sia incontrollabile si deve tentare di controllarlo. E quindi perché questo film, perché penso che l'idea sia stata opportuna? Perché penso che, come diceva Giampaolo, ognuno deve vivere nel proprio castello, altrimenti il lavoro non si fa, nel senso che il castello è il luogo dove il laboratorio funziona. Questo vale per l'editore, vale per lo scienziato, vale per il calciatore, vale per chiunque. Però poi i ponti levatoi bisogna abbassarli comunque, perché se non abbassi il ponte levatoio entrano comunque dalla finestra, quindi è bene controllare la stabilità dei ponti, lo dico. Questo, penso che questo film dia un'indicazione su questo metodo, ecco, secondo me è un metodo obbligato per chiunque faccia qualsiasi cosa, quello di porsi il tema di come raccontare quello che sta facendo nel modo più rispettoso possibile dell'interlocutore, ma anche del proprio, cioè della propria coscienziosità, del proprio lavoro. Grazie. Alberto Mantovani, vedendo appunto la sua interpretazione, la chiamo così giocosamente naturalmente, perché poi filosofi, studiosi e medici, quando devono raccontare qualcosa e parlano di loro stessi, mettono in scena quello che è il rapporto fra i vaccini e il sistema immunitario. Forse l'ho capito bene ieri sera per la prima volta, grazie poi a delle immagini, grazie poi alla... È come in un film, no? C'è un protagonista e c'è un antagonista. Il protagonista, adesso la dico male, ma mi risulta più semplice, è il nostro corpo, sono i nostri corpi, e l'antagonista purtroppo sono tutti i microbi, i batteri che possono assalirci, e i vaccini sono come il settimo cavalleggeri che arriva e ci potrebbe salvare. Perché è così difficile però a livello di senso comune percepire l'importanza di questa barriera, di questa cosa che ci può difendere? Ma io penso che ci sono tre o quattro motivi. Il primo motivo sono le notizie false. Vaccini autismo, non c'è nessuna connessione, vaccini e sclerosi multipla, potrei continuare. Notizie semplicemente false. Ma questo secondo me non è il vero problema. Il secondo motivo è che io ho avuto il compagno di classe con la gamba atrofica da polio. Io suggerisco, quando vado nelle scuole, perché noi siamo scienziati, ma a me piace la letteratura, piace l'arte, e credo che sia parte. In realtà c'è una dimensione artistica nel mio mestiere, c'è una dimensione di bellezza e di stupore nel mio mestiere. Ecco, quando io vado nelle scuole dico: leggete Nemesi di Philip Roth, perché vi aiuta a ricordare un mondo che non è vero che non c'è più, non c'è più perché ci vacciniamo, il mondo della polio. Quindi diciamo, il secondo motivo è, secondo me, la
non vediamo più alcune cose, non ci rendiamo conto che non ci sono perché ci sono, perché la mia mamma ha visto i bimbi morire di croup difterico, ma io e i miei figli e i miei nipoti spero non li vedremo né come cittadini né come medici, di vedere un bimbo che muore di croup difterico. Il terzo motivo è che c'è una visione sbagliata della natura. Sto esagerando un pochino, nel senso che è passata l'idea che sia un buon esercizio ammalarsi, per esempio, di morbillo. E invece, dal punto di vista immunologico, non c'è niente di peggio, nel senso che non è un buon esercizio. Noi dobbiamo essere umili, e per esempio io ho scoperto, non io, ma ho imparato delle cose per scoperte recenti sul morbillo che non sapevamo. Il virus del morbillo, come il virus dell'influenza che sta circolando adesso, conosce, fra virgolette, il sistema immunitario molto meglio di me. È un professionista nel sopprimere il sistema immunitario. La malattia non è un buon esercizio. Se io devo giocare contro il Barcellona, devo provare gli schemi prima, devo prepararmi, devo allenare e imparare a memoria gli schemi. È questo quello che, se io vado a incontrare il Barcellona, uguale morbillo, circa 100.000 morti all'anno fa il morbillo, e ne ha fatti in questo paese, devo allenarmi e devo imparare a memoria gli schemi. E il vaccino è l'imparare a memoria gli schemi. Se e io ringrazio Elisabetta, credo che sia il nostro dovere comunicare queste cose, come diceva un filosofo a proposito di contaminazione, Karl Popper, nel modo più semplice, più chiaro, più comprensibile, e lui aggiungeva più umile possibile, più umile possibile. Grazie, grazie davvero. Andrea Maldonato, ieri sera umilmente, mi aggancio all'aggettivo, giocavi in sottrazione rispetto al lavoro fatto, no? Per la fotografia e il montaggio. Non è mai vero, secondo me, ma non perché tu ieri sera abbia mentito. Ci racconti un po' come hai lavorato, sapendo che si lavorava con delle immagini, con dei giocattoli e soprattutto con delle parole, però montare queste cose non è semplice, mai. Ti ringrazio, innanzitutto grazie per l'accoglienza, è sempre un piacere essere qui. Sì, quello che non si dice è come, nel mio mestiere, è come il mago che dopo aver fatto lo spettacolo rivela i trucchi. Perde di fascino, ma se proprio lo dobbiamo, e mi pare che sia il caso, se no Elisabetta mi sta già guardando malissimo. Io sì. Scusate, dicevo che c'è un pensiero in realtà molto più elaborato, perché se notate le inquadrature di base sono delle citazioni caravaggesche, nel senso che sia la composizione, per la composizione del tavolo, i soggetti intorno al tavolo e soprattutto la luce chiave, quello che in fotografia chiamiamo la luce chiave, che è la luce principale, che nel principio caravaggesco è molto elementare e semplice, ma soltanto concettualmente, che all'epoca assolutamente rivoluzionario per noi e ora acquisito. Ed è quello che noi abbiamo fatto, una sola luce chiave che dava una, come dire, un distacco tridimensionale dallo sfondo, che diventava sempre più buio. Se ci fai caso, partiamo dalla luce verso il buio. Noi abbiamo sempre concepito i film come una scultura di luce sul buio. Noi partiamo da un frame nero ed iniziamo a sgraffiarla finché escano dal buio le figure. E le figure chiaramente nel buio vengono isolate da quello che non serve e che crea distrazione. Serve la focalizzazione. In questo senso il nostro pensiero è stato caravaggesco. Grazie, grazie. Grazie a voi. Abbiamo, appunto, come ricordava Elisabetta, i tempi di Torino sono serrati, non sono ansiogeni, ma sono serrati. Avete delle domande? Io vorrei chiedere un'ultima cosa a Elisabetta, se... Allora, volevo chiedere Elisabetta, a questo punto, Elisabetta Sgarbi, che destino ha il film? Perché è importante questo film
sia visto il più possibile proprio. Alla Società Italiana di Immunologia lo potrebbe dire bene anche il professor Mantovani, ma poi ce lo deve dire anche Giampaolo, ma insomma io credo circolerà molto nelle scuole, mi piacerebbe circolasse anche Giampaolo negli ospedali, se, visto che il tuo ospedale, ci abbiamo fatto anche la Milanesiana, è aperto a incontri, ci abbiamo portato la musica, e i grandi pianisti eccetera, quindi immagino anche una proiezione lì, ma poi come Betty Rong, non tanto come nave di Teseo ma come Betty Rong, che è la parte che segue poi il mio cinema, io penso che, poiché questo materiale è un materiale preziosissimo e ricchissimo, infinitamente più ricco di quello che abbiamo potuto montare, a proposito dei trucchi, ognuno di loro intervistati in queste penombre, quindi in un'atmosfera che portava alla riflessione e che metteva a proprio agio poi i medici e i filosofi, ha raccontato molto di più, quindi ci sono tutte le interviste che ho già montato integrali, ci sono dei testi che ho editato e che farò vedere ai medici perché si riconoscano nel loro parlato, che potranno diventare pagina scritta e quindi diventeranno sicuramente un libro più il DVD, e questo libro sarà molto utile perché chi è stato colto da quella curiosità, vuoi dal filosofo, vuoi dal medico, vuoi da ciò che dentro è nel film, possa trovare tutti gli approfondimenti necessari. E devo dire che anche il professor Donzelli, di cui abbiamo preso una parte, in cui c'era poi quest'idea, non ho rivelato che neanche ieri che il film era intitolato Vaccini e bugie, perché molto attraverso il tema della comunicazione viene detto su quante fake news circolino e quanto sia necessario spodestarle, in qualche modo togliere loro quelle radici che si stanno poi con queste coincidenze, autismo e vaccini, sempre più consolidando. Ecco, non ho detto che era intitolato Vaccini e bugie, non volevo essere troppo provocatoria nel titolo, forse spaventa 9 lezioni di scienza, perché poi le lezioni sono più fruibili di quanto faccia pensare il titolo. Però, insomma, io penso che sia necessario che chi crede che i vaccini facciano male, attraverso questo film possa avere i giusti approfondimenti. Quindi la lettura anche di un libro più il DVD aiuterà a sconfiggere sempre più queste bugie che così inopinatamente prendono spazio. Io vi ringrazio davvero tantissimo, grazie per il film, grazie di essere stati qui a Torino. Come dicevo, oggi pomeriggio ci sarà la proiezione pubblica del film e quindi avremo occasione anche nel Q&A di tornare sui tanti temi. Ovviamente nell'ambito di una conferenza stampa abbiamo come sempre solo accarezzato delle questioni. Vi ringrazio davvero di cuore. Prego, 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 prego. Sì, che il 24 di gennaio al cinema Odeon, uno storicissimo film proprio in Piazza della Signoria, si può dire, di Firenze, ci sarà la proiezione del film. Quindi incomincia il viaggio che si sposta dal Piemonte in Toscana e poi... E poi vedremo. E poi proseguirà, certo. Ma saremo qui a difendere il film e a sostenerlo. Benissimo, grazie, grazie. E buona giornata. Grazie.